Molti anni fa viveva in Spagna, da qualche parte nella Mancia, un signore che aveva una certa casa, alcune lance nella rastrelliera, un paio di scudi antichi, un magro ronzino e un cane da caccia. Aveva compiuto i 50 anni ed era forte di costituzione, asciutto di corpo, aveva abitudini apparentemente normali. Si alzava di buon mattino, la domenica indossava il vestito buono, a volte andava a caccia e passeggiava. Non aveva né moglie né figli, ma solo una vecchia governante, oltre che una nipote di una ventina d'anni e un domestico. Lo chiamavano il buon signor Quesada. Aveva trascorso gran parte della sua vita a leggere, tanto che lo si poteva incontrare solo con il naso infilato dalle pagine di un libro. Tutto sarebbe trascorso normalmente se un bel giorno al buon signor Quesada non fosse venuta l'idea di diventare egli stesso un cavaliere e servire con il suo braccio le giuste cause di cui aveva letto numerosissime pagine. Non appena gli venne l'idea, già si immaginava che il mondo sentisse il suo ritardo. Cosa gli serviva per diventare cavaliere? Per prima cosa, un'armatura. E nei meandri della sua abitazione ne trovò una completa, o almeno per buona parte completa. Come elmo ne trovò uno senza i lacci e adattò quindi alla bisogna un paio di nappe da tenda verdi. In quanto al cavallo, l'unico che aveva a disposizione era un ronzino scheletrico e spigoloso, dallo sguardo smorto e la coda vizzita. Ma il nobiluomo di campagna sapeva che era una bestia affidabile e non ebbe dubbi. L'unica cosa che mancava era un nome come si doveva. «Ti chiamerai Ronzinante!» declamò, «perché sei capostipite di ogni altro ronzino». A quel punto non gli rimase che trovare un nome per se stesso, un nome che avesse almeno pari importanza di quello del suo cavallo, un nome nobile, magari preceduto da un titolo, Don Quixote. Se lo ripeté a voce alta per vedere l'effetto che faceva. Don Quixote della Mancia. All'alba della mattina seguente, Don Quixote partì. Si infilò la corazza di cartone, l'elmo con le nappe da tenda, una corta spada alla cintura e si incamminò lungo la strada. Era una bella mattinata d'estate. Una di quelle in cui le avventure sembrano appese ai rami. Incurante di dove si stava dirigendo, aspettò che, come nei libri, qualcosa prima o poi gli si presentasse davanti. E infatti, nemmeno a farlo apposta, ecco che a un certo punto gli arrivò l'eco di un lontano grido. Lungo la strada c'era la baracca di una piccola locanda, con due alti camini, ma nella sua fantasia di cavaliere egli vide un castello con due grandi torri. E immaginò che gli strepiti che aveva appena udito fossero quelli di un nano malvagio. «Allerta, Ronzinante!» esclamò inforcando la lancia, sicuro com'era che da lì a poco un qualche demone infernale sarebbe sbucato dall'uscio. Ma non accadde nulla. Don Quixote si avvicinò comunque alla locanda, o per dirla con i suoi pensieri, al castello, dove smontò fragorosamente di sella. «Vi prego di prendervi cura del mio destriero», ordinò al locandiere. «Egli non è secondo a nessun animale del mondo. Discende direttamente da Bucefalo, il cavallo del grande Alessandro». L'uomo, che di svitati ne aveva visti tanti, gli diede spago, come si suol dire, e lo fece entrare nella locanda. «Mangerei un intero montone», disse Don Quixote. «Ma poiché aveva scelto di iniziare le sue avventure di venerdì, che era giorno di magro, dovette accontentarsi di una trota». Subito capì che qualcosa non stava andando per il verso giusto. «Posso farvi una richiesta, signore del castello?» domandò infatti al locandiere. «Ogni cosa, comandante». «Sono stato avventato», sbottò Don Quixote. «Non mi posso ancora dire cavaliere, perché nessuno mi ha nominato tale». «Ma poiché non vi sono né re, né imperatori e né papa, c'è un solo modo perché questo avvenga. E cioè che io venga nominato all'alba da un nobile uomo come voi, dopo aver trascorso un'intera notte di veglia
nella cappella davanti alla mia armatura. Don Chisciotte si preparò quindi per la notte di veglia, ma poiché la locanda non era un castello e non c'era alcuna cappella dove vegliare, il locandiere lo accompagnò accanto al pozzo, il pozzo che dava sulla strada. La luna piena sorse e illuminò il pozzo, e il cavaliere in preghiera vide arrivare un mulattiere. Si avvicinò per bere e venne così apostrofato: «Non un passo in più, che nessuno tocchi la mia armatura!» «E come faccio a calare il secchio?» L'attimo successivo il mulattiere venne messo al tappeto da un violentissimo colpo di lancia lanciato da Don Chisciotte. Fu quindi dopo la volta di un gruppetto di viaggiatori notturni, a cui il cavaliere gridò: «Mia amata Dulcinea, dammi la forza di sconfiggere anche questi nemici!» I viaggiatori ripararono nel fienile, dopo avergli lanciato un paio di sassi, e il locandiere a quel punto decise di intervenire. «Nobile e coraggioso cavaliere, credo che sia venuto il momento di procedere con il nostro accordo!» «Ma non è ancora l'alba!» protestò Don Chisciotte. «Ma siete già stato in veglia per più di 4 ore! Sono sicuro che nei libri che avete letto si dirà che una tale veglia è più che sufficiente a purificare lo spirito», disse il locandiere. «Allora procediamo!» Il locandiere, senza perdere altro tempo, ordinò Don Chisciotte di disporre tutto a terra. Don Chisciotte si inginocchiò e il locandiere gli poggiò la spada prima su una spalla e poi sull'altra, fingendo di leggere da un grande vecchio libro che aveva trovato nella locanda frasi per annunciare Don Chisciotte, cavaliere. «E ora andate, prodo cavaliere! Siete valoroso, prospero, ma soprattutto andate!»